Il nostro progetto nasce per creare della prevenzione, innanzitutto per dobbiamo individuare quelle che sono le sacche di popolazione dove vi sono delle patologie croniche, dove vi sono delle patologie che possono essere fondamentalmente, devono essere assolutamente prevenute poiché non vi è ancora una cura. Quindi il nostro progetto è presentare delle tecniche di prevenzione, andare fondamentalmente a insegnare quelle che sono le cause di tali malattie che possono essere prevenute, quindi cause alimentari, il fumo di sigaretta, l'attività fisica, per far sì che appunto le patologie croniche non si presentino. Assolutamente sì, quindi comunicare e cercare di creare l'informazione è il modo migliore per creare poi la prevenzione, perché la prevenzione è veramente la base della medicina moderna ed è importantissimo che questo avvenga. Stabilire un rapporto anche con i pazienti in modo tale che siano informati e possano rivolgersi a un medico anche certo. Se si trovano in condizioni di malattie, diciamo tra virgolette, imbarazzanti, quindi a non sentirsi imbarazzati perché la soluzione è a portata di mano, no, giusto? Assolutamente sì. Ed è solo il medico, diciamo, con la sua competenza che deve far cadere questo tabù delle persone, far sì che affrontino la loro patologia senza problemi, persone esperte che possono trovare una soluzione per loro.